Benvenuti al nostro incontro. Oggi parliamo della festività dell'Epifania. Questa festività viene celebrata il 6 gennaio ed è definita quindi Epifania del Signore. In realtà è una festività che viene anche definita Pasqua di Luce, proprio perché adesso vi spiegherò il significato ed è sempre collegato, diciamo, alla figura di Gesù come luce del mondo. Si ha 12 giorni dopo Natale. Se andiamo a vedere il termine Epifania, procede praticamente da un termine greco, Epifanio, e che dal punto di vista femminile può essere visto in due parti, Epi e Faneia. Queste due parole hanno due significati, ovvero dall'alto apparire. Pertanto questo termine può essere così, diciamo, tradotto, semplificato, ovvero rendere manifesto, apparizione, presenza divina, oppure il termine che più lo rappresenta è manifestazione. Quindi Epifania del Signore significa manifestazione del Signore. In Italia l'Epifania è stato equiparato al termine Befana ed è praticamente un mito, una leggenda, sempre collegato ai re magi. Infatti, fra poco vi spiegherò che questo giorno viene celebrato appunto dal punto di vista liturgico, considerando quello che è l'arrivo dei re magi alla grotta e quindi la manifestazione del Signore ai loro occhi, quindi Gesù si rivela ai re magi e con loro si rivela a tutti i popoli della terra. In particolare volevo appunto dirvi brevemente questo racconto collegato ai re magi della Befana e perché appunto questa storia tiene conto del fatto che i re magi sono andati a trovare anche questa vecchietta che è la Befana e le hanno chiesto di seguirli e di portare quindi dei doni a questo bambino. Nella storia la Befana, diciamo, non vuole andare, non vuole seguirli, ma successivamente si pente e poiché non riesce a ritrovare più né immagini né il bambino, da quel giorno, ogni 6 gennaio, lascia un dono a tutti i bambini del mondo. Quindi vedete, in Italia ha preso questa accezione, ma è sempre collegata alla storia dei re magi. Ciò che interessa a noi è l'Epifania dal punto di vista liturgico e quindi, appunto, come vi dicevo, Gesù viene adorato dai re magi. I re magi chi erano? In particolare ne erano tre, secondo, diciamo, la tradizione, e erano dei sacerdoti che facevano parte appunto dei territori del Medio Oriente e si dedicavano allo studio degli astri. Proprio per questo, infatti, seguendo una stella che poi vedremo più avanti, in realtà era una tripla congiunzione planetaria, sono riusciti a comprendere che cosa? Che stava nascendo un re in Giudea. Secondo sempre appunto altre fonti non bibliche, i nomi di questi re magi erano appunto Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. Tutti e tre erano re e signori, infatti Melchiorre pare appunto sia associato a Melech, che significa appunto re, Gaspare era signore di Saba e Baldassarre o Baltasar, si pensa fosse re di Babilonia. Che cosa hanno questi tre uomini in comune? È che sono discendenti di Sem, Cam e Jafet, che sono i tre figli maschi di Noè, il patriarca. Vi invito anche a vedere il video collegato su Noè e l'arca per capire meglio. Loro, infatti, essendo discendenti dei tre figli di Noè,
sono rappresentanti di tutte le nazioni del mondo, perché appunto dopo il diluvio universale, la ripopolazione della Terra è avvenuta tramite questi tre figli di Noè. Quindi loro tre, questi re magi, rappresentano tutti i popoli della Terra. Inoltre, secondo alcune tradizioni, anche la loro età fa pensare alle tre età dell'uomo. Infatti si pensa che Melchiorre fosse vecchio, Gaspare un uomo maturo, mentre Baldassare fosse un giovane. Quindi vedete, questi tre re magi rappresentano in realtà tre età dell'uomo, ma anche tutte le nazioni della Terra. Quindi l'Epifania rappresenta la festa della manifestazione del Signore Gesù, quindi Dio, a tutti i popoli della terra. E in merito all'arrivo di questi re magi, che avrebbero poi onorato il Messia, abbiamo delle profezie, ve le ho riportate qui, nel libro di Isaia, capitolo 60, al versetto 6, è detto: uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. E in un altro salmo, che è il 72, ai versetti 10-11, è detto: i re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Quindi, come vedete, ci sono delle profezie che narrano proprio di questo arrivo di re da lontano, proprio signori di Saba, re dell'Africa. Quindi, ecco, già centinaia di anni prima della nascita di Gesù si profetizzava questo, e questo ovviamente si compie con la nascita di Gesù. E volevo, diciamo, ultimare il video dicendovi una cosa relativamente alla stella, anche per farvi vedere poi un quadro, come faccio spesso io. Mi piace servirmi dell'arte anche per diffondere quello che è il messaggio di Dio, di parlare, appunto, utilizzare dei quadri per poter parlare di Dio. E ecco, in particolare la stella che i re magi hanno seguito per giungere appunto a trovare Gesù non era una stella cometa come si pensa. In particolare, questa idea della stella cometa è entrata nel repertorio, diciamo, della memoria, in particolare dopo un quadro che è quello di Giotto, dell'Adorazione dei Magi, che adesso vi faccio vedere. Ecco, questo dipinto di Giotto risale intorno al 1303-1305 e si trova nella Cappella degli Scrovegni. Quindi, in particolare, la stella, come vedete, è una stella che lascia una scia, per questo è entrato nel repertorio della convinzione dell'uomo che fosse una stella cometa, anche perché si pensa che nel 1301, quindi pochi anni prima della realizzazione di questo quadro, Giotto avesse davvero visto la cometa di Halley, che appunto in cielo lascia questa scia, e quindi si sia ispirato poi per rappresentare la stella cometa che indica la grotta dove si trova Gesù. In realtà così non è, perché secondo alcuni studi, in particolare di Keplero, sarebbe la stella in realtà una tripla congiunzione planetaria. Ecco, termino di farvi vedere questo dipinto facendovi vedere quello che vi dicevo prima, ovvero che i re magi rappresentano anche le tre età dell'uomo. Vedete, c'è quello giovane, c'è il maturo e c'è l'anziano. In merito quindi alla tripla congiunzione, c'è stata anche,
questo anno 2020 questa particolare congiunzione che si ha una volta ogni 800 anni circa. E si pensa infatti che, secondo questo studioso Keplero, nel 7 avanti Cristo ci sia stata appunto questa tripla congiunzione. Egli sostiene che per i popoli medio orientali, quindi anche per questi re magi che venivano appunto da Babilonia, questa congiunzione tra Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci avesse questo significato. Giove rappresenta la regalità, quindi la nascita di un re. Saturno rappresenta la giustizia, quindi rappresenta la nascita di un re che avrebbe portato giustizia sulla terra, e nella costellazione dei Pesci, i pesci rappresentano in realtà l'acqua, e all'acqua è associato Mosè, quindi il popolo ebraico. Pertanto, questi sapienti avrebbero visto in questa situazione e condizione astronomica del cielo una rivelazione appunto di ciò che stava accadendo sulla terra, ovvero stava nascendo questo re dei giudei. Termino il video dicendo che possiamo vedere questo avvenimento che viene riportato nel Vangelo anche come un simbolo per noi, perché lo sappiamo, la parola di Dio ha, come dicevano gli ebrei, ha 77 volti, quindi sono anche dei simboli, delle cose che noi possiamo fare nostre. Quindi i re magi, come vi dicevo, possono rappresentare ognuno di noi, essendo i rappresentanti di tutte le nazioni della terra ed essendo di tutte le età, possono rappresentare noi. La stella in realtà rappresenta i nostri desideri, infatti desiderare significa appunto guardare le stelle, il cielo. Infatti per guardare una stella bisogna alzare il volto al cielo, quindi non guardare solo sulla terra, ma andare oltre. I doni che questi re magi portavano rappresentano i nostri carismi, ovvero i nostri talenti, le cose che Dio ci ha donato, e Dio rappresenta la nostra gioia. Quindi questo simbolo dei re magi che seguendo una stella e portando i loro doni trovano Dio può essere un simbolo di noi, che per mezzo dei nostri desideri e portando i nostri talenti e quindi sogni e desideri a Dio, possiamo trovare la nostra gioia piena. Vi ringrazio di aver visto il video e vi aspetto al prossimo.